Benvenuti, bentornati, bentrovati a chi si collega in questo momento con Citofonera di Nolfi e buongiorno a Yoram Gutgeld, parlamentare del PD, israeliano non autorizzato italiano, dico bene? Sì, buongiorno. Perfetto, a tutti. Buongiorno. Inevitabile, avevamo chiamato per parlare d'altro, però poi ci è arrivata sta storia di Berlusconi, e come faccio a non fare la domanda? Bello il buongiorno ai camellini su Barbara Frank. Allora, queste figlie di Berlusconi che vivono come le famiglie israeliane nella Shoah? Ma non mi faccia commentare, io ho perso una nonna e quattro zie ad Auschwitz, quindi francamente preferisco non commentare. Le parole di Berlusconi si commentano da solo. Ovviamente c'è un problema di Berlusconi su questo tema, non è tanto, sì, solo la frase dell'altro giorno, ma forse una sottovalutazione da parte del premier di questa tragedia. Questo è l'elemento che mi preoccupa di più, non tanto la frase estemporanea, poi usata forse anche per fare pubblicità a un libro, però è una sottovalutazione forse non solo berlusconiana, ecco, questo è il motivo per cui sottolineo un po', anch'io penso sia fuffa, però quando poi nel paese ascolti alcune banalizzazioni forse vale la pena dire una parola in più. Ma devo dire che credo ci servono poche parole per spiegare quello che è successo agli ebrei durante la seconda guerra mondiale, con sterminio di 6 milioni di persone che ha toccato quasi tutte le famiglie ebree, compreso appunto la mia, ma a me devo dire preoccupa la leggerezza in cui Berlusconi si esprime. Sono temi importanti, toccano le vite delle persone, mi preoccupa che un leader politico usi questa leggerezza. E quello che mi preoccupa è che questa leggerezza sia non solo di Berlusconi, ecco, non so se riesco a spiegarmi, che se uno come Berlusconi, che non è uno sciocco, insomma, no, evidentemente, può arrivare a usare questa leggerezza, come ha espresso lei, non vivendo la pesantezza della tragedia, può darsi che non la stiamo spiegando abbastanza bene, non sia stata ancora spiegata abbastanza bene. Mi riferisco e penso in particolare alle giovani generazioni, insomma, ecco, questo un po' mi allarma, che poi un po' di giri, avendo una figlia liceale nelle scuole romane me ne vado a fare e noto che su questo spesso, insomma, ci sono fraintendimenti, circolano teorie negazioniste. Insomma, un Berlusconi che fa da capo a questa uscita, capo a Schulz, a questa uscita di oggi, forse non è un caso isolato, ecco, e la cosa diventa più preoccupante. Beh, qua bisogna lavorare sull'educazione dei ragazzi, non c'è dubbio. C'è il giorno della memoria, devo dire che è una cosa importante, bisogna fare più comunicazione in modo più continuativo. Benissimo, passiamo alle vicende economiche, che sono insomma il suo pane politico. Ricordo a chi ci ascolta che lei è consigliato vicino a Matteo Renzi, quasi responsabile di una pitturata di rosso in più che si è dato Matteo Renzi in questa campagna per la scalata alla segreteria del PD. È una sintesi sbagliata e così? Lo ha spostato un po' a sinistra? No, io credo francamente che in realtà le idee che porta avanti sono quello che erano già contenute nel programma elettorale, programma per le primarie dell'anno scorso, che era un programma, ricordo a tutti, per elezione a premier, non a segretario, e quindi aveva molto più contenuti economici rispetto a questa campagna. Ma in realtà noi non ci siamo spostati. Quello che ho fatto in questi mesi è più mettere a fuoco alcuni temi che erano già contenuti in realtà l'anno scorso, per esempio tutto il tema del welfare per le donne, asili nidi e così via, un tema forte, tema molto importante, perché noi abbiamo un paese che il welfare lo investe quasi esclusivamente per gli anziani, e quindi abbiamo un tema di spostare una parte di queste risorse anche a favore delle donne. Abbiamo la partecipazione femminile al mercato del lavoro, che è la più bassa in Europa, abbiamo un gap
diciamo, rispetto alla media europea di più di 2 milioni di posti di lavoro femminili. Quindi questo per esempio è un tema tra virgolette di sinistra importante, che era già contenuto l'anno scorso. Quindi non direi che ci sia stato uno spostamento, abbiamo messo a fuoco alcuni temi. E rispetto alla normativa sul lavoro, recentemente in un video forum con il Messaggero, Renzi ha detto: dobbiamo azzerare le normative attuali. È d'accordo? Allora, separiamo due questioni. La prima questione è il codice del lavoro. Noi abbiamo più di 2000 leggi che creano una complessità, confusione e soprattutto incertezza, perché con tutti questi leggi ovviamente c'è un grado di discrezionalità molto alto lasciato ai giudici, e di conseguenza quando c'è una disputa su materie di lavoro c'è molta poca certezza. Questo ovviamente è un impedimento agli imprenditori in generale per fare investimenti, soprattutto a chi viene dall'estero. Quindi c'è un primo tema: semplificare questo codice del lavoro, e l'idea era di cercare di trasformare o in realtà azzerare quei 2000 articoli e farne 50 nuovi, semplici, comprensibili, traducibili in inglese e così via. Questo è il primo tema. Secondo tema invece, e qua dico la mia, anche questo peraltro è un tema che era già contenuto l'anno scorso nella campagna delle primarie, ed è quello: noi abbiamo un problema gigantesco che tutti i giovani conoscono, che si chiama precarietà, perché noi abbiamo il contratto a tempo determinato che di fatto è diventato un'araba fenice, perché gli imprenditori non sono più disposti a concederlo. Quindi abbiamo bisogno, e l'alternativa sono una miriade, decine di contratti precari. Quindi di cosa abbiamo bisogno? Noi abbiamo bisogno di un contratto di lavoro che dia stabilità, che non ha un tempo di scadenza come lo yogurt, che però non impegna l'imprenditore alla garanzia del reintegro, cioè la garanzia dell'articolo 18. Quindi l'idea che io credo bisognerebbe portare avanti è quella di offrire un contratto di lavoro stabile, cioè non a tempo determinato, dove però nel caso in cui l'azienda non ha più bisogno del lavoratore lo può anche terminare stabilendo in anticipo la liquidazione a cui lui ha diritto. Quindi un contratto a protezione progressiva. Questo io credo sia la vera novità che serve al nostro mercato di lavoro. Quindi non tanto mettere in discussione, o non mettere in discussione l'articolo 18 per chi gode di questa protezione, anche perché questo comporterebbe, temo, la possibilità di centinaia di migliaia di licenziamenti e in realtà di aggravarsi della recessione, ma invece offrire questo nuovo contratto di lavoro per i neoassunti, soprattutto per i giovani. Ora, da questo punto di vista c'è una piccola distanza dalle posizioni di Pietro Ichino, per capirci, che erano quelle originarie di Renzi. Insomma, Renzi prese il pacchetto Ichino e lo trasferì nella campagna per le primarie. Insomma. No, allora, il pacchetto Ichino, lo spirito è, diciamo, lo spirito non è molto diverso, nel senso che Ichino, se ricordo bene, ha sostenuto l'anno scorso almeno l'idea di uno semplificare il codice di lavoro, e questa assolutamente è una posizione, è una, come dicevo, una cosa molto importante. E la seconda cosa, in realtà Ichino ha proposto una versione di questo contratto a protezione, esatto, progressiva. In realtà non è diverso da questo. Dopodiché, alla proposta Ichino ce ne sono altre, c'è una proposta di Boeri e ce ne sono altre, quindi la forma specifica di questo contratto a protezione progressiva si può discutere, si può lavorare assieme anche con i sindacati, quindi su questo non vedo nessun problema, ma che bisogna andare in questa direzione non c'è dubbio, lo dico anche, credo che sia anche nell'interesse dei sindacati, perché il rischio vero che i sindacati
oggi si trovano è di fatto di non aver più, tra i giovani, di aver poco iscritti, perché... E non gli interessa, perché hanno 4 milioni alla CGIL di iscritti pensionati, quindi insomma gli bastano quelle deleghe là. Sai? Beh, però guardi, anche CGIL, che è un'organizzazione di persone serie, capiscono anche loro che chiaramente si devono rinnovare, devono anche loro, penso, creare un futuro anche per questa organizzazione. Questo futuro un po' che passare attraverso i giovani, per avere i giovani, anche loro hanno bisogno di innovazione. Tra l'altro devo dire che, dico una parola sui sindacati, io ho trovato molto molto positivo il fatto che credo per la prima volta i sindacati, tutte e tre grandi organizzazioni, si sono espresse a favore della riduzione della spesa pubblica. Cioè la settimana scorsa c'era una dichiarazione importante dove tutte e tre di fatto hanno detto sì, serve ridurre la spesa pubblica. Dico importante perché nel passato non era sempre così. Io credo quindi che anche i sindacati capiscano la situazione, capiscono che anche loro si devono evolvere, che l'Italia si deve evolvere. Io penso che dobbiamo partire un po' con un nuovo orizzonte di discussione anche tra le parti sociali. Per quanto riguarda la dialettica, diciamo proprio di politique politicienne interna al PD sul tesseramento, lei che idea si è fatto da esotico, diciamo così? Ma francamente, prima di tutto diciamo le cose come stanno. Noi stiamo facendo un congresso che è una espressione importantissima di democrazia. Questo congresso è fatto in tempi molto stretti ed è un po' complesso, anche perché ci sono di fatto tre ondate di votazione diverse, no? Una per le segretarie provinciali, l'altra di tutti gli iscritti a favore del segretario. È fatto in maniera nazionale. Delirante, se posso permettermi. No, cioè, è proprio complesso. Senza diciamo senso, cioè perché devi votare prima l'iscritto e poi il segretario? E se poi c'è discrasia tra l'elezione degli iscritti e quello delle primarie? Quindi diciamo che questo processo è complesso, diciamo ha prevalso l'idea anche di far esprimere in primo momento gli iscritti. Adesso non discuto i dettagli di queste regole, che sono, devo essere sincero, piuttosto complesse. Detto questo, questo è un esercizio di democrazia importante, un esercizio di democrazia che permette alle persone di esprimersi, quindi io penso sia molto molto positivo. I casi di tesseramento anomalo sono sporadici, avvengono sempre, diciamocelo tutto, lei si ricorda mai un'elezione, ma anche, parlo di elezione generali, dove non ci sia stato sempre una denuncia di brogli, di anomalie, eccetera. Avvengono sempre, avvengono anche negli Stati Uniti. Certo. Ricordo la famosa vittoria di Bush nel 92. Quindi, insomma, sono eventi fisiologici, non credo che bisogna farne un dramma, bisogna ovviamente gestirle. Noi stiamo gestendo, dove c'erano questi fatti anomali. Sono stati anche stoppati i congressi locali, eccetera. Quindi, ma lei è d'accordo sulla chiusura del tesseramento lunedì, come annunciato da Epifani, o no? Ma io sono francamente a questo punto credo sia quasi un fatto tecnico, nel senso che mi pare anche logico che a un certo punto chi va a votare, parlando di tesserati, che il giorno di tesseramento, che ci sia un giorno di tesseramento che fissa una data, mi pare anche una cosa ragionevole. Francamente è un fatto quasi tecnico, che giustamente lascerei al segretario attuale e ai candidati di decidere. Tanto vince Renzi, no? Ma questo, io le vittorie preannunciate vi procuro sempre, quindi no. È di tanto, insomma, il margine pare essere tutto tutta comodità. È quello che dicono i sondaggi, però non prenderei mai queste cose per scontate. Benissimo, grazie a Yoram Gutgel, buona giornata. Grazie a voi. Un saluto al parlamentare del Partito Democratico di origine israeliana, che ha giustamente definito incommentabili le parole di Berlusconi, forse è il modo migliore per sottolinearne l'insensatezza.